Morti a bastonate perché volevano uscire dalla sala macchine. Con le poche forze rimaste hanno lottato e cercato di risalire sul ponte della barca, ma sono stati assaliti e picchiati a morte. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia eseguita sulle due salme la notte scorsa all'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento da 3 medici legali sotto il coordinamento del professore Paolo Procaccianti. Inizialmente si era parlato di asfissia come causa di morte dei 25 profughi rinvenuti cadaveri nella stiva del barcone. L'esame autoptico su due migranti invece ha confermato i sospetti della procura di Agrigento. I corpi presentavano segni di violenza, il sangue presente e racconti di altri disperati hanno consigliato gli inquirenti a valutare l'ipotesi del pestaggio. I 6 presunti scafisti attualmente sono in stato di fermo di polizia giudiziaria. Le indagini ipotizzano i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidio e morte quale conseguenza di altro reato. Nel frattempo, nella serata di ieri, nel porto di Porto Empedocle, è arrivata la nave Moby Fantasy con a bordo 19 dei 25 profughi trovati morti nella barca dell'orrore. Una volta toccata la terraferma, i feretri sono stati accompagnati in alcuni cimiteri della provincia di Agrigento. I restanti 6, invece, sono rimasti a Lampedusa, dove il sindaco Bernardino De Rubeis ha dato disponibilità per la sepoltura nel camposanto dell'isola. Intanto a Lampedusa gli sbarchi di migranti sono ripresi senza giorni di sosta. Nella tarda serata di ieri l'arrivo di 330 migranti provenienti dalla Libia, tra cui 50 donne, 2 in stato di gravidanza e 4 bambini. Erano stipati su un'imbarcazione di 15 metri, soccorsa da 3 motovedette della Guardia Costiera. A causa delle condizioni precarie della carretta del mare è stato effettuato il trasbordo dei migranti. Nel centro di accoglienza dell'isola ci sono al momento circa 1000 persone.